grande stage con il campione del mondo dei supermedi Giovanni De Carolis, campione professionista WBA. Venite con me allo stage. Quello che è la mia esperienza nel mondo del pugilato, no? Quindi ci stanno delle cose che magari per altri possono essere più o meno giuste, comunque rimane un mio punto di vista, magari qualcosa che mi ha portato poi a raggiungere i miei obiettivi. La lezione di solito mi piace svolgerla in questo modo, dopo che ci siamo scaldati, che comunque con questo caldo siamo già ben caldi, dopo facciamo una prima parte tecnica perché mi rendo conto bene di alcune cose, poi ci stanno degli aspetti su quale lavoro io in ogni preparazione, poi è chiaro che dipende in base alle azioni eccetera, e poi a fare dei lavori che solitamente vengono fatti per preparare un match fatti in maniera specifica. Se avete qualsiasi domanda per quanto riguarda la preparazione, quello che può essere un mio metodo per preparare un titolo mondiale o qualsiasi altra cosa riguardante un dubbio che avete, mi fermate in qualsiasi momento, me lo chiedete e non c'è problema ad affrontare qualsiasi discorso. Per il resto io spero che oggi riuscite a prendere un minimo di quello che è il mio punto di vista. Giovanni De Carolis, campione mondiale WBA 2016. Quest'oggi uno stage importantissimo a cui hanno partecipato tantissimi giovani. Cosa vuol dire insegnare pugilato oggi nel 2018? Sai, per me è come tramandare quello che è stato insegnato a me tanto tempo fa. È stata una cosa fondamentale nella mia vita e ho il dovere di passare il testimone come ha fatto il mio maestro con me. Penso che fare sport per tutti i ragazzi è fondamentale, è importante da un punto di vista di crescita sia mentale oltre che fisica e anche di rapporto tra i giovani. Nella palestra prima si diventa uomini e dopo pugili, questa è una cosa che mi ha insegnato il mio maestro e che non mi toglie nessuno dalla testa, quindi una cosa a cui tengo molto e a cui partecipo volentieri in tutta Italia dove mi chiamano per poter dare quello che è il mio punto di vista sulla box e sullo sport. Combatterò a fine luglio a Roma, dovrei combattere per il titolo italiano contro Roberto Cocco, la preparazione sta adesso nella parte atletica, cioè nella parte specifica, insieme al preparatore abbiamo fatto tutta quanta la programmazione per arrivare a fine luglio al 100%, quindi diciamo in questa fase più lavori dove puntiamo sulla forza, su alcuni fattori di incremento e poi dopo tralasciare lo spazio per lo sparring, per lavori più specifici e più tecnici con i maestri.
i ragazzi di oggi sono stati fondamentali, li voglio salutare uno a uno perché si meritano questo ed altro. Per me è stato un piacere venire qui giù ad Aversa, ho trovato un'ospitalità fuori dal comune e i ragazzi con veramente tanta passione, e se posso contribuire in qualsiasi modo a rendere più grande questo sport o comunque a coinvolgere più persone, sono il ragazzo più felice del mondo. Quindi un saluto a tutta Aversa, un saluto a tutti i ragazzi di oggi e vi abbraccio forte. Abbiamo avuto l'onore con tutti i miei atleti di conoscere l'atleta grande campione Giovan De Carolis, grazie al maestro Improta, in quanto come sempre mi ha tenuto presente, sono stato onorato di venire ed è stata una bella esperienza, soprattutto vedo che i ragazzi si impegnano e sono rimasti soddisfatti dell'allenamento che stanno facendo e dell'approccio che hanno avuto con il grande campione. E poi abbiamo avuto anche l'onore di stare vicino al grande campione Sergio Romano. Penso che questo evento organizzato dal maestro Antonio Improta con la presenza del campione del mondo Giovanni De Carolis è soprattutto e prettamente all'insegna della nobile arte dello sport. Sergio Romano viene da due eventi importantissimi, uno il 28 aprile in Romania e uno il 18 maggio a Roma. Il prossimo impegno è quello più importante, il 15 luglio a Siguas, la città di Primo Carnera, disputerò il titolo italiano dei pesi massimi contro Fabio Tujak. Il messaggio che passa quest'oggi è che il pugilato come sport da combattimento non è uno sport che divide o che allontana le persone, ma che le unisce, perché due persone che si confrontano usando i guantoni, poi dopo non, tra di loro rimane proprio una fratellanza che si porteranno dietro per sempre. Quindi vedere tutta questa persona, questi ragazzi che oggi sono qui insieme a noi ad allenarsi con Giovanni De Carolis vuol dire che lo sport del pugilato è ancora uno sport vincente. Promuovere lo sport attualmente è una cosa molto importante per noi maestri, per la nostra comunità di Deverola. E oggi il campione del mondo professionisti WBA dei pesi supermedi De Carolis è un messaggio secondo me che va di fuori dell'ambito sportivo, perché è una persona veramente tecnicamente e agonisticamente molto preparata. Abbiamo avuto la fortuna che i ragazzi hanno risposto a questo stage, perché per noi lo stage è anche una cosa molto importante per loro, e quindi, che dire, per noi sarà un inizio di questa grossa attività che faremo anche l'anno prossimo, dal 2018-2019 sarà messo in cantiere parecchi stage di formazione con vari campioni di diversi sport. Per noi, per me e per noi, la nostra comunità di Deverola, noi sicuramente faremo delle cose di altissimo livello per l'anno 2019. La costanza è fondamentale, non è che uno deve diventare monaco per fare pugilato, però l'importanza dello stare bene fisicamente è fondamentale. Cioè questo lo dovete piccare bene in testa, perché uno può portare tutti quanti i colpi che volete, tutti, però se non avete una buona base atletica diventa faticoso. C'è da dire pure una cosa, che se io vado a fare il nuoto, faccio 100 vasche, penso che alla ventesima sono morto. Eppure faccio 12 riprese magari per il titolo mondiale. Sono due cose diverse. Nel senso, col pugilato uno si abitua a portare i colpi, col nuoto è un'altra cosa. Però ci vuole la costanza, la dedizione, l'allenamento. Questo è uno sport complesso. A me mi è sempre piaciuto perché era vario, perché comunque la preparazione atletica è importante. Però dovete tenere in considerazione il fatto di andare in palestra con costanza. Il fatto di imparare a portare i colpi, come abbiamo detto prima, automatismo, porto a sinistra, porto a destra, come si blocca, faccio così, faccio quello, e poi anche a stare bene fisicamente.